Sono sicuro che tutti voi almeno una volta nella vita abbiate giocato a Fortnite, il gioco edito da Epic Games, che nacque inizialmente nel 2011 come Tower Defense, modalità che poi continuerà il suo sviluppo fino al 2017 diventando Salva al Mondo, ma che lascerà appunto spazio proprio nel 2017 alla Battaglia Reale, che è il videogioco a cui tutti noi abbiamo giocato, che ha tra l'altro dato un po' la spinta in più al genere dei Battle Royale, adesso sempre più diffusi. In particolare, ciò di cui vorrei parlare oggi è di una delle collaborazioni più importanti nella storia di questo videogioco. Le collaborazioni, infatti, sono state una grande parte della storia di questo videogioco, con la prima che fu nella Season 4 del capitolo 1 con gli Avengers Infinity War, con la famosa modalità del guanto di Thanos. Ma la storia che vi voglio raccontare oggi ha inizio a gennaio del 2021. Ci troviamo all'interno della stagione 5 del capitolo 2, la prima stagione che dà inizio alla lore di Fortnite, spiegata successivamente in fumetti, eventi, eccetera, trailer. In particolare qui l'agente Jonesy, che lavora per un'agenzia, l'Ordine Immaginario, che si occupa di controllare l'isola di Fortnite e tutti i suoi abitanti, ovvero i Looper, ovvero i personaggi interpretati dal giocatore, viene convocato dalla dottoressa Sloan, il capo di questa agenzia, per radunare i migliori cacciatori di taglie del multiverso per impedire ai Looper di fuggire dall'isola tramite l'utilizzo del punto zero. Infatti il punto zero, o il Nexus come veniva chiamato ai tempi, era stato danneggiato nell'evento precedente alla season da Galactus durante appunto la collab con la Marvel. Durante questa season abbiamo quindi visto un sacco di personaggi collab: Flash, Kratos, Master Chief, il Mandaloriano e tanti altri che non ho voglia di elencare. Ma in particolare un giorno i leaker trovarono un file criptato chiamato French Fry, che una volta decriptato mostrò un audio che una volta riprodotto avrebbe riprodotto dei passi metallici. Questo, insieme al fatto che le due parole iniziassero con la F, fecero subito pensare alla community che ciò sarebbe significato che Freddy Fazbear di Five Nights at Freddy sarebbe arrivato su Fortnite. Buonasera, scusate per il jumpscare, sono le 2 di notte, sto editando questo video. Mentre editavo, appunto, ho scoperto che la pagina Twitter di Five Nights at Freddy, che non sapevo esistesse tra l'altro, ha annunciato che il 6 agosto, per il 10º anniversario del videogioco, annuncerà una collaborazione per ora sconosciuta. Non siamo certi di cosa possa essere, sappiamo solo che proprio il 6 agosto Fortnite ha già stabilito che ci sarà un aggiornamento. Quindi io non parlo, però lasciatele cucinare. E questa ideologia continuò fino al 21 febbraio 2021, quando accadde l'inaspettato. Infatti, i leaker pubblicarono il contenuto di quel file e trovarono a sorpresa di tutti delle clip dei Griffin, in particolare quelle che starete vedendo a schermo. Inizialmente si pensava che queste clip sarebbero state dei semplici placeholder per quello che sarebbe diventato il backpack della collab di Street Fighter, un cabinato con delle animazioni a schermo. Quindi quelle clip dei Griffin sarebbero servite solo a testare la funzione dei backpack animati, appunto. Questo capita spesso nei videogiochi, trovare clip di serie animate, in generale serie TV, utilizzate come testo, come placeholder. Ad esempio, nel videogioco della EA, Tiger Woods 99 Tour Golf, del 1998, è possibile trovare un intero episodio di South Park, lasciato un po' come easter egg a insaputa della EA, che infatti dovette ritirare le prime 10.000 copie del gioco per rimuovere l'episodio in questione, Jesus vs. Santa, che è tipo uno dei primi episodi, forse il secondo, per appunto rimuoverlo per evitare problemi legali. Analizzando a fondo le clip, però, qualcuno notò come il combattimento con Ernie, ovvero il pollo gigante della serie,
era stato censurato, infatti il sangue dei due personaggi non era presente. Ma fa intendere che quella clip sarebbe dovuta essere resa più family friendly per poter essere utilizzata nel gioco, che è comunque adatto a tutte le età. Non si seppe però nulla di queste clip fino al 5 aprile 2022. Infatti, in una diretta di presentazione di Unreal Engine 5, un impiegato della Epic, per sbaglio o forse volontariamente, mostra i nomi di alcuni file del gioco, tra cui troviamo personaggi come Darth Vader, Obi-Wan Kenobi, Indiana Jones, Doom Slayer e Family Guy. Inizialmente si pensava che fossero dei nomi messi a caso, però il 25 maggio 2022 l'intero pass battaglia della stagione 3 del capitolo 3 venne leakato e la prima cosa che saltò all'occhio furono le due collaborazioni, Darth Vader e Indiana Jones. E così capirono che la collab con i Griffin era sempre più vera, soprattutto quando durante la season uscì anche Obi-Wan Kenobi e 2 stagioni dopo, nel pass battaglia della stagione 1 del capitolo 4, uscì il Doom Slayer, insieme a molte altre collab come Mr. Beast, Hulk, The Witcher, My Hero Academia, eccetera. Tra l'altro voglio anche ricordare come in mezzo tra queste 2 season, nella season 3 del capitolo... no. Nella season 4 del capitolo 3, scusate, ci fossero effettivamente dei rumor su Peter Griffin. Infatti mi ricordo c'era un video fake che girava di un backpack di Stewie Griffin. Ma comunque non si seppe più nulla di Peter. Finché un giorno, circa un anno dopo, più di un anno dopo in realtà, il 1 dicembre del 2023, subito prima dell'evento Big Bang che avrebbe concluso la stagione OG e ci avrebbe condotto nel capitolo 5 con le nuove modalità, Xbox, per sbaglio, pubblicò una grafica promozionale del nuovo pass battaglia con tutte le skin. In particolare, quelle che si notano subito furono Jonesy, il nuovo Jonesy vendicativo, mi pare si chiama, non mi ricordo come si chiama, Solid Snake di Metal Gear Solid e Peter Griffin. Dopo 3 anni, quindi, dal primo leak, Peter Griffin è arrivato su Fortnite, con addirittura un trailer animato dagli animatori della serie, che servì a giustificare la corporatura della skin, molto diversa da quella del personaggio, fatta per eguagliare le hitbox del gioco, anche se il creatore della serie, Seth MacFarlane, ritiene che sia per una mancanza di budget da parte di Epic Games, però non penso, sinceramente. Vorrei anche farvi notare come, se andate ad analizzare il set dei Griffin nel videogioco, tutti gli item, quindi il pitercottero, il grattaculo, la skin del pollo, l'emote, sono tutti elementi che erano presenti nelle clip leakate 3 anni prima, quasi 4 anni prima, che furono poi utilizzate per il backpack del televisore. A distanza di tutti questi anni, non sappiamo effettivamente se questa collab fosse stata programmata già ai tempi o se è successa come conseguenza dell'hype generato da quelle clip. Fatto sta che finalmente è arrivata. PS, so che sono in ritardo di 3 o 4 season con questo video, vabbè. Questa collab, tra l'altro, è stata molto importante anche per me perché c'è stato un meme sulla mia pagina Instagram. Seguitemi, sono nel link in descrizione. Pikachu Postaccio, let's go, let's go. È durato per 4 anni il meme di Peter Griffin su Fortnite. Ogni season che usciva io mettevo la foto di Peter Griffin nelle storie, oggi è il giorno, e poi vabbè, ovviamente non è mai uscito nulla. Vabbè, detto questo, spero che il video vi sia piaciuto. So che non so parlare, vabbè, questo è un problema che ormai sapete. Vi invito a lasciare un mi piace e se vi è piaciuto tanto, considerate anche di iscrivervi al canale. Detto questo, ci vediamo al prossimo video, a cui sto lavorando, e non vi preoccupate, il secondo episodio di Hollow Knight lo sto editando ancora. Oppure ogni tanto vi trovate in live su Twitch. Per sapere date, orari, sappiate che le metto sempre la storia di annuncio qualche ora prima sul mio profilo Instagram Pikachu Postaccio. Quindi il link è in descrizione, oppure potete semplicemente cercarlo. Per quanto riguarda Twitch, il link è sempre in descrizione, però se lo potete cercare alla vecchia maniera mi chiamo Pila per davvero. Vabbè, detto questo, io vi saluto.
Per il prossimo video provo a fare un corso di logopedia, non lo so. Tutti noi, purtroppo, per fortuna, abbiamo giocato a Fortnite almeno una volta nella vita. Sicuramente, nel farlo, non abbiamo potuto, evitare di notare. Non abbiamo non potuto. L'agente Jonesy, che lavora per un'agenzia, la quale è occupata di o collab, come vengono chiamati dai fan del videogame. Sono sicuro che tutti voi almeno una volta nella vita gioco sviluppato dall'Epic Games. Ma quella di cui voglio parlarvi oggi è quella del 2021. Ma che sto dicendo? Un audio che rappresentava, tra l'altro, mentre editavo questo punto, mamma mia, si vede, mi sono appena svegliato. No, dicevo, l'altro, scusate per il 5 stand at 3, eh? Tra l'altro, buonasera, mi sono appena svegliato, si vede, si nota. Tra l'altro, buonasera, mi sono appena svegliato, sto editando, cioè no. Tra l'altro, buonasera, sono le 2 di notte, sto editando il video. Si nota che sono le 2 di notte, vabbè. No, dicevo, mentre lo editavo ho scoperto che il profilo Twitter di Faisan. Buonasera, scusate per il jumpscare, sono le 2 di notte, mi sa, sì, oh, come mi vedo bene. Buonasera, scusate Buonasera, scusate per il jumpscare, no, sto editando il video, sono le 2 di notte, in realtà è l'1:46, però vabbè. E mentre editavo, appunto, ho scoperto che il profilo Twitter di Five Nights at Freddy's. Buonasera, scusate per il jumpscare, sono le 2 di notte. Mentre editavo il video ho scoperto che la pagina Twitter di Five Nights at Freddy, che non sapevo esistesse tra l'altro, ha annunciato che per il 10º anniversario del videogioco, che sarà ad agosto del 2024, usciranno vari annunci in varie date prestabilite, tra cui il 6 agosto 2024, appunto, annunceranno. Ho appena finito di editare il video. 5:01. Let's go, ski. È così che si.